Stavolta l'addio è ufficiale. Sandro Bondi lascia Forza Italia assieme alla compagna Manuela Repetti. I due senatori passano al gruppo misto. Un altro colpo per Silvio Berlusconi, che pure nemmeno un mese fa era riuscito a convincere la coppia a restare nel partito, dopo che Manuela Repetti in una lettera al Corriere della Sera aveva anticipato l'addio, poi congelato. Sandro Bondi, ex ministro della Cultura, ex coordinatore di Forza Italia, è stato uno degli uomini più fedeli a Berlusconi, ma da tempo era quasi un separato in casa, ritirato dalla vita di un partito che aveva duramente criticato un anno fa, parlando di fallimento dell'esperienza del centrodestra. Gelido il commento di Giovanni Toti. Se non vuole più fare politico, non è più legittimamente d'accordo col presidente Berlusconi o con la linea del partito, dovrebbe dimettersi da senatore e far subentrare un senatore eletto con i simboli di Forza Italia. L'addio del duo Bondi-Repetti arriva in un momento già drammatico per il leader, alle prese con le faide interne e con l'incasso delle alleanze per le regionali. Ieri nuovo incontro ad Arcore con Matteo Salvini, ci sarebbe il sostegno forzista a Zaia in Veneto in cambio del via libera leghista alla candidatura in Liguria dello stesso Toti. Ma sulle altre regioni restano le incognite e le partite incrociate, con il ribelle Fitto che minaccia di correre in Puglia se ai suoi non verranno dati almeno 15 posti in lista e l'area popolare di Alfano che in Campania potrebbe convergere su un candidato democratico se Renzi riuscirà a convincere De Luca al passo indietro. Anche di questo Premier e Ministro dell'Interno hanno parlato nell'incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. E nell'elenco di spine per l'ex cavaliere c'è anche la rivolta di un altro suo storico collaboratore, Paolo Romani, capogruppo in Senato, che sabato durante una manifestazione di Forza Italia a Milano ha lanciato un duro atto di accusa sulla gestione del partito. Oggi ha rilanciato spedendo a tutti i parlamentari azzurri il testo del suo intervento e ribadendo le sue critiche sulla mancanza di dibattito sulle scelte strategiche, a partire dalle riforme sulle quali, sottolinea, Forza Italia ha rivendicato un ruolo da protagonista. Oggi Romani ha incontrato Berlusconi a Palazzo Grazioli, illustrandogli un malessere, ha detto, condiviso da molti nel partito.